hits your eye like a big pizza pie. That's amore. Your eye like a big pizza pie, that's amore. Your eye like a big pizza pie, that's amore.
E aspettiamo 5 minuti che è in arrivo Mimosa Martini che deve partecipare al panel, sta arrivando. Ok.
Fate passare il buon Amedeo che... Ti vengo ad abbracciare. Non lo so, però un contatto sicuramente mi ha detto. Eccomi. Sono stato 4 anni. Dovete far entrare anche Mimosa Martini che sta cercando di entrare all'ingresso lì. Altrimenti non ce la facciamo. Ragazzi, fate passare. Destra mi avete messo, io sono di sinistra. Vabbè. Non è che ti abbiamo messo, metti dove vuoi. Magari Mimosa la facciamo sedere lì se deve manovrare col computer. E qua teniamo la sedia vuota. Mimosa non c'è. Ne manca uno. Il vostro silenzio ci intimidisce. Anche il numero. Diciamo qualcosa. Presentiamo. Comunque con tutta questa gente per forza le domande, cioè. Quale dato? Certo, quello. Sì, sì. Beh, no. Mimosa è arrivata poi? Sta entrando da io. Ah, ok. Stanno andando a prendere. Sì, sì, sì. Sono lì rotte. Sì.
stanno calando dall'alto, non ricordo. Comunque siete tantissimi, considerando che della Siria non si parla praticamente mai, questa è una cosa molto bella. Grazie. No. Anche perché quando è stato pensato questo panel, praticamente proprio la Siria se ne parlava ancora meno di quanto se ne parlava adesso. Allora, diciamo che questo panel ha avuto diversi problemi, ecco, per... Esatto, non vogliono farci parlare della Siria. Allora, il titolo di questo panel è Giornalisti nell'inferno di Assad e è dedicato ad un giornalista... Infatti abbiamo messo anche una sedia in più che rimarrà vuota. Gli organizzatori ci hanno chiesto ma il numero dei relatori è questo, la sedia in più in realtà non serve, non ho detto no, in realtà sì, perché questo panel lo vorremmo dedicare, lo dedichiamo a Olivier Wazen, che è un fotogiornalista francese che avrebbe dovuto partecipare a questo panel. Olivier è morto in Siria a febbraio. E ucciso da una cannonata. Io l'ho conosciuto soltanto, diciamo così, via web, perché l'ho intervistato a settembre, lui era stato in Siria ad agosto, se non mi ricordo male. Era un caro amico di Mimosa. E ci siamo scritti fino al giorno precedente la morte, in cui lui mi raccontava che era molto frustrato perché la Turchia aveva chiuso il confine con la Siria. E però lui era un freelance, era un precario, quindi aveva bisogno di fotografare e l'agenzia per cui lui era in Siria gli chiedeva fotografie di combattimenti, perché ormai dalla Siria si vogliono fotografie di combattimenti. E Olivier mi diceva, sono soltanto un piccolo fotografo, ma sono molto onorato di partecipare a questo festival. Era un'iniziativa che lui aspettava come un qualcosa di eccezionale per lui. Ma già l'organizzazione di questo panel può dare l'idea di quale sia la condizione e la pericolosità della Siria per i giornalisti, perché se Olivier è morto, l'altro relatore era Amedeo Ricucci, che come tutti sapete è stato rapito, sequestrato, fermato, poi insomma vediamo un po' come chiamarla, ed è stato rilasciato qualche giorno fa. Infatti con gli organizzatori del festival eravamo in forze, non sapevamo più che cosa farne di questo panel, perché veramente l'inferno di Assad per i giornalisti aveva condizionato un po' tutto. E su due giornalisti che sono stati chiamati a partecipare a questo panel, la situazione è stata questa. E la difficoltà e le vicende che hanno preceduto questo panel, oltre al blocco di Orte per cui Mimosa è arrivata tardi, che sembrava l'ultima delle difficoltà questa, dà un po' il metro di quale sia la difficoltà del fare giornalismo in Siria. Noi ci siamo trovati ad avere due relatori, entrambi giornalisti. A febbraio arriva la notizia che Olivier è stato prima ferito e poi è morto per le ferite riportate in un ospedale turco, e successivamente io ero ad una cena di lavoro, mi arriva il messaggio: hanno rapito Amedeo Ricucci. Questo è il giornalismo purtroppo oggi in Siria. E c'è da dire anche che l'Italia sta trattando la Siria in modo veramente colpevole dal punto di vista mediatico, perché della Siria non si parla mai. La Siria è una guerra che in Italia esiste semplicemente quando bisogna dare la notizia di un'autobomba, una delle tante
come possono essere le autobombe che scoppiano in Iraq, di cui non si sa più nulla. L'Iraq è un altro paese martoriato quotidianamente, di cui però non si sa più nulla. E siamo colpevoli anche per certe distorsioni mediatiche che mettiamo in campo. Ne parlavamo prima con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Per cui, premettendo che ogni guerra è drammatica per se stessa, ma ogni guerra dovrebbe avere la stessa copertura mediatica, la stessa giustizia mediatica che noi riserviamo a determinate vicende sempre uguali. Per cui quando a Gaza Israele uccide alcuni palestinesi si fanno le prime pagine di giornali. Io ricordo una prima pagina di Pubblico con due bambini palestinesi tenuti in braccio dai soccorritori. Poi il fatto che Assad massacri quotidianamente i palestinesi nel campo di Yarmouk, di questo non si parla mai. Quindi questa è una distorsione mediatica evidente della nostra informazione. È bastata la guerra in Mali per cancellare quel poco che si diceva sulla Siria. Eppure nessuno se ne è mai accorto. Perché? Perché la Francia bombardava il Mali. I pacifisti italiani dove sono per la Siria? Le Freedom Flotilla per la Siria dove sono? Queste sono semplicemente, diciamo così, degli spunti che lancio un po' sul tavolo. E chiederei però a Mimosa di iniziare magari ricordandoci anche la figura di Olivier, chi era Olivier, perché avrebbe dovuto partecipare qui e in tanti anche lo aspettavano dei suoi colleghi per salutarlo. Anzi, un attimo, prima vi presento perché magari non tutti conoscono. Allora, Mimosa Martini del TG5, redazione esteri. Amedeo Ricucci, La storia siamo noi, Rai. E Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Allora, io mi trovo qui in una posizione un po' particolare. Devo ammettere, ve lo confesso, che sono anche un po' emozionata e commossa, perché appunto vengo a parlare di chi doveva stare in questa sedia vuota, che era un mio carissimo amico, Olivier Voisin, fotoreporter francese. È morto esattamente 2 mesi fa, il 25 di febbraio, dopo essere rimasto ferito il 21 di febbraio. Io ho ricevuto lui... mi scriveva moltissimo dalla Siria, sempre mi telefonava, e io ho ricevuto la sua lettera, l'ultima, poche ore prima che venisse ferito a morte. Tanto che mi aveva sorpreso, perché era riuscito a trovare una connessione per mandarmela via mail, così come aveva mandato la sua ultima foto agli amici. Io ho portato con me un documento molto forte, molto bello, e cioè la sua macchina fotografica. Lui è stato colpito da una cannonata, ferito molto gravemente con le schegge, è stato portato fortunosamente, è stato portato al confine verso la Turchia in un primo posto di soccorso, dove hanno capito che era veramente troppo grave. Lì, passato il confine, è stato ricoverato in un ospedale ad Antiochia, dove però 3 giorni dopo è morto a causa delle gravi ferite, soprattutto alla testa, tutto un braccio, ma la testa, aveva una gravissima emorragia cerebrale. Per fortuna non ha mai preso più conoscenza. Dico per fortuna nel senso della sofferenza. Naturalmente delle sue cose non c'era più nulla, lui girava sempre col suo computer, le sue macchine fotografiche, anche quando andavamo in giro a passeggio insieme, a cena a Parigi o nel metro, stava con la macchina fotografica e fotografava continuamente. Per lui era più che una passione, era il suo modo di vivere. E invece è stata rintracciata questa macchina fotografica con la scheda intatta dentro. È stata fatta arrivare, lui era presso una catiba, cioè un gruppo combattente. Si era conquistato in diversi viaggi la fiducia di queste persone, tanto che gli avevano detto: raggiungici, trova un modo per raggiungerci e noi ti porteremo al fronte.
Lui ha passato quindi questa frontiera illegalmente, da solo. Nella sua lettera mi racconta tutto, come ha passato 2 chilometri di terra minata, dovendo fare anche attenzione alle vedette, ai cecchini, accovacciato, il terrore di saltare su una mina, il terrore di essere colpito. Poi finalmente incontra questo gruppo, lo prendono in macchina, lo caricano per 2 ore e lo portano verso Hama. Hama è, diciamo, un avamposto, una sorta di dito enclave dove si combatte tutto attorno. Hama è ancora diciamo controllata in parte dalle forze di Assad e le milizie dell'opposizione cercano di conquistarla. Praticamente lui si è infilato lì dentro. Lui mi scrive dopo 3 giorni e la sua lettera, rispetto alle altre, oltre ad essere uno straordinario reportage non solo di quello che vive lui, il mestiere, ma anche di questi combattenti, come vivono, mi ha fatto capire subito che lui aveva capito anche di essere una sorta di trappola, cioè così come era stato tanto difficile e rischioso arrivare fino a lì, decidere di tornare indietro, lo sarebbe stato altrettanto, forse anche di più. E comunque il problema era questo, lui era un freelance e doveva vendere le foto e nella lettera anche mi dice il problema è che le grandi agenzie non mi comprano le foto che faccio perché vogliono foto sempre più di combattimenti diretti. Questi uomini non combattono, perché? Perché hanno poche munizioni, perché per combattere dalle 4 alle 6 ore si spendono $20,000, quindi risparmiano le munizioni, cercano di tenersele il più possibile. Dice, io sono qui, mi chiedono ma quando la Francia interviene, ma io non sono un politico, io sono solo appunto il piccolo Olivier che muore di fame con loro, che muore di freddo con loro e che gli rompe le palle perché vuole assolutamente andare in prima linea, perché devo fare le foto, perché devo andare in prima linea. Tenete conto che Olivier non era una testa calda, era un uomo che aveva tanta paura, sapeva cos'era la paura, prima di partire ogni volta lui si rinchiudeva 2 giorni a casa da solo, non voleva sentire nessuno per cercare di metabolizzare, esorcizzare la paura, presa la decisione, poi andava. Abbiamo parlato tanto di quello che è la paura insieme e nella sua lettera reportage anche lì parla anche di questo. Insomma, che succede? Succede grazie a questo documento che vi farò vedere, le sue ultime foto, che così sappiamo che cosa è successo, perché nessuno di noi, gli amici, sapevano che cosa è successo, un bombardamento, una cannonata sulla casa dove lui stava, dove? Questa macchina fotografica quindi è tornata in Turchia, recuperata e i suoi amici a Parigi hanno montato tutti i suoi ultimi scatti in sequenza, non so come possiamo, ce l'ho sul DVD anche chiavetta, proviamo a vedere così, montati in sequenza. Sono una sorta di filmato e questo per chi conosceva bene Olivier vuol dire tanto, vuol dire anche che insomma lui era riuscito a farsi portare in prima linea e quindi lui si è infilato in trincea ed è stato cannoneggiato mentre stava dentro una trincea con i combattenti. Fatti in sequenza, questo vuol dire che lui ha capito che forse sarebbero state le sue ultime foto. Non ha pensato a fare belle foto, ha pensato a scattare a raffica, a documentare tutto. E quindi a documentare, vediamo un po' qui dove vado, eccolo qua. Eccolo qua, sono 3 minuti. Allora, Olivier è entrato il 17 febbraio, queste sono le foto che sono state ritrovate nel suo apparecchio. La zona è quella di Idlib. Il 20 febbraio mi manda, si trasferisce, questo è il pulmino dove si infilano tutti, si trasferiscono in questa casa, passano la notte qui ed è qui che riesce ad avere la connessione. Olivier, non si sente la musica, ma che è molto bello, ma non importa. E lì riesce a mandarmi la lettera. Il 21 febbraio all'alba prendono di nuovo il pulmino e si spostano ulteriormente. Questi sono i suoi compagni di viaggio. In questo cannoneggiamento 3 di questi ragazzi sono morti sul colpo. Ed è stato proprio uno di loro, uno dei sopravvissuti, a recuperare la macchina e a fare in modo
l'ha portata fino al confine turco e lì l'ha affidata a qualcuno che potesse farla arrivare ad Antiochia e poi in mani sicure, rischiando la vita. Qui è evidente che queste sono foto, per esempio, in posa, si stanno trasferendo verso la prima linea. Questi miliziani, lui me li descrive nella lettera, sono ragazzi. Ecco, si stanno avvicinando alla prima linea. E qui caricano le armi. Escono da questa sorta di bunker con le armi. E ora vedrete, si infilano in trincea. Questa è l'ultima foto che è riuscito a scattare Olivier, prima di essere ferito a morte. Come vedete, insomma, è un documento forte, abbastanza anche impressionante, però fa capire anche due cose. Questa è, e poi adesso sentiremo certamente Amedeo, testimone diretto. È una guerra particolarmente atroce, è una guerra, intanto è entrata nel terzo anno. Chi è stato testimone, come noi giornalisti, noi inviati, di tanti conflitti, noi sappiamo bene che quando un conflitto esplode, a me quello che mi impressiona sempre, dovunque esploda, in 24-48 ore al massimo saltano tutti gli schemi. Tutti gli schemi di una convivenza più o meno civile che c'erano prima. È una cosa immediata. La guerra fa sprofondare qualsiasi valore umano subito. Quindi immaginate dopo oltre 2 anni. È una guerra tanto difficile, tanto che chi ci è andato appunto a più riprese sa bene che tu torni in un posto dove eri stato, lo trovi completamente trasformato, ma anche da un giorno all'altro, gli amici di ieri, tu non sai più se puoi fidarti, non sai più chi ti troverai di fronte, come giri quella strada. Olivier mi aveva raccontato, per esempio, di Aleppo, una cosa terribile, era stato ospitato in una casa, lui in uno dei primi viaggi era stato l'unico a riuscire a rimanere qualche giorno con un gruppo combattente, era stato ospitato in una casa, aveva mangiato coi bambini, con la famiglia, quel poco che avevano. Il giorno dopo è uscito per fare foto, dopo poche ore è tornato indietro e non riconosceva più la strada, la casa era bombardata, erano morti tutti quelli con i quali aveva passato la notte, che lo avevano rifocillato, e non riconosceva assolutamente più, non sapeva più neanche come girarsi. Questa è la realtà della guerra, della realtà della Siria, dove tra l'altro anche i rapimenti in verità avvengono spesso, ce ne sono stati tanti, più o meno lampo, più o meno non si sa chi rapisce, come si fa a farsi rilasciare. Ci sono giornalisti che sono mesi e mesi che sono stati catturati e di cui non si sa più nulla. Quindi ora darei certamente
la parola ad Amedeo, che ce la può raccontare in modo diretto, però appunto poi vorrei parlare anche di questa indifferenza che c'è nei confronti di questa guerra, che secondo me non c'è solo l'aspetto... L'Italia è un paese che trascura da sempre un po' la politica internazionale, i conflitti. In questo periodo in particolare è un paese ancora più ripiegato sul proprio ombelico. Ma secondo me, poi c'è chi dice, beh, ma la Siria non ha il petrolio, è un paese particolare, il crocevia. Secondo me c'è anche un aspetto in più, forse percentualmente pesa di meno, ma c'è un fatto proprio... puramente giornalistico, che non è solo legato alla difficoltà di andarci. Prego, Amedeo. No, io vado per flash, sono 10 giorni che sto parlando in continuazione. E mi va bene farlo perché conosco bene il mestiere e so che i colleghi devono guadagnarsi da vivere, quindi mi va bene parlare. Io e i miei amici abbiamo detto una prima cosa quando siamo sbarcati a Ciampino, che a noi dispiaceva essere diventati noi i protagonisti di questa vicenda, perché noi eravamo andati lì per raccontare la Siria. Il fatto che venissimo raccontati noi non poteva farci piacere, da un certo punto di vista era un fallimento professionale. E in questi giorni una cosa che a me dà fastidio, perché poi alla fine è inevitabile, è il fatto che si veda i giornalisti che vanno in Siria, così come in altri posti, come eroi, coraggiosi. Noi non siamo né eroi e non siamo affatto coraggiosi. Io mi cagavo sotto ad Aleppo, sotto le bombe, così come mi son cagato sotto per 11 giorni nelle mani di Jabhat al-Nusra. Non siamo affatto... io dico sempre che il coraggio per me è quello del manovale che sale al 20° piano senza caschetto protettivo e guadagna magari 400 euro al mese. Quello ha coraggio. In Siria... In Siria ha coraggio la popolazione civile, noi siamo stati 3 settimane ad Aleppo sotto le bombe, quando non ce l'abbiamo fatta più io ho tirato fuori 200 euro della saccoccia Rai, li ho dati ad un autista e siamo andati via, siamo schizzati via verso il confine. La famiglia che ci ospitava i 200 dollari non li aveva e non li avrà mai. Loro sotto le bombe ci stanno da 10 mesi, non hanno neanche soldi per poter andare nel campo profughi di Killis, visto che eravamo nella zona di Killis, o ad Atme se si è nella zona di Idlib. Loro non hanno scelta, noi giornalisti abbiamo comunque scelta e quindi evitiamo di far dei santini dei giornalisti, stiamo lì, stiamo ai numeri. In Siria ne sono morti tanti, ai giornalisti occidentali poi bisogna aggiungere centinaia di media attivisti siriani, cioè gente che ha documentato giorno per giorno con video, foto, articoli quanto stava succedendo e ha perso la vita perché anche loro stavano in mezzo ai combattimenti. Quando noi siamo stati ad Aleppo assieme ai miei amici più che colleghi, Elio Colavolpe che c'era anche questa volta e Cristiano Tinazzi che invece non è potuto venire, noi avevamo fatto una scelta particolare appunto per bypassare il problema che poneva Mimosa, perché quando lavori in un giornale o in una TV come nel mio caso non ti viene permesso di seguire un conflitto a lungo andandoci tante volte, devi comunque avere una motivazione, devi sempre inventarti un progetto nuovo che faccia apparire la cosa un po' diversa. In realtà in Siria si muore da 2 anni a questa parte, ma pare che non basti a mobilitare i media. Noi avevamo deciso quella volta lì
di fare una scelta drastica, rischiosa, può darsi, era quella di vivere la vita che vivevano gli abitanti di Aleppo finché ce l'avessimo fatta. Sono state 3 settimane di lavoro, andando avanti e indietro dalla front line, perché comunque, e in fondo lo faceva capire anche Olivier, vi assicuro che non si resiste più di 5 giorni con le bombe che ti cascano a 2 metri. È qualcosa di terribile, perché i bombardamenti sono indiscriminati. In questo caso sono stati colpiti dei combattenti, ma quasi sempre vengono colpiti i civili. Gli aerei o gli elicotteri di Assad non cercano obiettivi militari, cercano assembramenti di persone, che sia la fila davanti a un panificio, la gente che sta davanti a un ospedale o una katiba che si sposta, per loro non cambia nulla, farebbero fuori tutti. Un'altra cosa che secondo me va puntualizzata, perché il sistema dei mass media è un po' balordo nelle sue regole. Le notizie purtroppo ormai sono merci, quindi bisogna, come fanno i negozi che cambiano vetrina ogni 3 giorni, un giornale non terrà mai la Siria 3 giorni in prima pagina, pare che non venda, come se la morte, una guerra fossero appunto paragonabili a un cellulare piuttosto che a una maglietta, a una felpa Benetton. La cosa che spesso si dimentica è da dove si parte. In Siria molto spesso si dice: c'è stata un'autobomba, chi sono stati? I ribelli, è stato il regime, chi è responsabile di questi morti, gli uni o gli altri? Non c'è par condicio in Siria. Le ragioni degli uni non equivalgono a quelle degli altri. Molto spesso si dice che la guerra è orfana, nel senso che si dimentica da dove si è partiti. E allora io, con pazienza certosina, ogni volta lo ripeto, perché altrimenti non capiamo quello che sta succedendo. In Siria c'è un regime dittatoriale che sta lì da 40 anni e chi non se n'è accorto o non c'è stato in Siria o c'è andato con i viaggi al Pitur, andando a visitare le rovine di Palmira, perché altrimenti qualsiasi giornalista che è stato in Siria negli ultimi 40 anni sa benissimo che quello era un regime sanguinario. Da 2 anni a questa parte, la data simbolica è quella del 15 marzo 2011, il popolo siriano si è ribellato, l'ha fatto senza distinzioni di etnia e di credo religioso. Sono scesi in piazza i sunniti, che sono la maggioranza, ma sono scesi in piazza anche i cristiani e anche i curdi. Gli unici a non essere scesi in piazza sono gli alawiti, ma quella è un'altra faccenda. E per mesi e mesi hanno dimostrato pacificamente nelle strade, scandendo slogan e irridendo il potere, così come è stato fatto nelle piazze di Tunisi, nelle piazze a Piazza Tahrir al Cairo, oppure nelle piazze di Bengasi. La primavera siriana è identica alle altre primavere arabe, è una primavera nata in nome della libertà e della democrazia. La differenza rispetto alle altre situazioni è che la Siria purtroppo occupa un posto particolare in Medio Oriente, è crocevia di interessi ma anche di giochi geopolitici troppo importanti perché a questa rivoluzione si potesse dare un esito felice in breve tempo. E il regime è intervenuto in maniera indiscriminata fin dall'inizio, sparando sui manifestanti. Sono morti migliaia di siriani, donne, uomini e bambini, solo perché avevano dei cartelli in cui dicevano Bashar al-Assad via. A sparare è stato l'esercito, a sparare sono stati i servizi segreti, finché la gente si è rotta le palle e hanno preso giustamente, legittimamente le armi. Questa è la verità siriana. Non c'è una verità di Assad
che si contrappone alla verità dei ribelli. C'è un'unica verità: il popolo siriano si è ribellato contro la dittatura. Poi possiamo star lì a discutere ore sulle ingerenze straniere che ci sono, sul fatto che arrivino gruppi jihadisti, ma questi sono rivoli in un fiume principale, che è un fiume di sangue fatto col sangue del popolo siriano. Se partiamo da questo possiamo discutere, fare di dire 6 milioni di cose. Chiudo questa prima. A proposito dell'esercito siriano, se volete documentarvi, una delle poche pubblicazioni che ci sono in Italia su ciò che sta accadendo in Siria è Taccuino siriano di Little, è uscito con Einaudi, e lui racconta una cosa, un evento abbastanza significativo, e cioè lui dice molti soldati dell'esercito di Assad si ribellano. Ce ne sono molti che passano nell'esercito siriano libero, si fanno fotografare con il tesserino dell'esercito siriano libero. E chi si rifiuta di sparare, racconta la vicenda di un soldato che stava al cannone sopra il blindato, e gli dissero spara sul tetto contro i civili, sul tetto di un'abitazione che era pieno di civili. Ci stavano, diciamo, alcuni civili. E questo ragazzo spara in aria, non spara sul tetto, e uno da dietro gli spara e lo ammazza. Quindi la situazione dell'esercito siriano, poi correggimi se sbaglio Amedeo, ma è abbastanza ambivalente. Se non si uccidono i civili, si muore in automatico, ti ammazzano anche lì, almeno questo è quanto racconta lui. Succede così, è così. Ma ci sono anche piloti dell'esercito siriano che si rifiutano di sganciare le famigerate barrel bombs, che sono la cosa più terribile che sia stata inventata da quel macellaio, cioè bidoni, quelli del cherosene, che vengono riempite di nitroglicerina e schegge di ferro e vengono sganciate a bassissima quota su qualsiasi cosa si muova, fanno danni terribili, e ci sono piloti che si rifiutano, piloti anche alawiti, che si rifiutano di sganciarle sugli abitati e le sganciano in aperta campagna. Se vengono scoperti, ovviamente vengono fucilati. Quindi la situazione, l'esercito siriano libero, appunto, è costituito da è nato come l'esercito dei disertori del regime, gente che si è rifiutata di sparare sui propri fratelli, ma è anche per questo che l'esercito di Assad ha abbandonato, diciamo, intere fette del paese. Non tanto perché la forza militare dell'esercito siriano libero fosse buona, lo diceva Olivier, l'ho visto con i miei occhi, loro si contano i proiettili, quindi tutte queste balle che vengono raccontate su armi in quantità che arrivano non è assolutamente vero, nel senso che ci sono brigate tipo quelle salafite, tipo quella che ha avuto, di cui ho avuto l'onore di essere ostaggio, che sono pieni di armi, ma il grosso dell'esercito siriano libero conta i proiettili, non sono in grado non solo di sostenere combattimenti da 4-6 ore, ma di andare in combattimento, perché comunque il soldato diserta col proprio Kalashnikov, riesce ad arraffare uno o due caricatori ed è finita. Anzi, le uniche armi che è stato documentato che sono arrivate in Siria venivano dall'Iran ed erano per Assad, hanno abbattuto un cargo qualche Sì, poi per carità, di carichi di armi arrivano, il contrabbando di armi dal Libano piuttosto che dalla Turchia c'è, però stiamo parlando di inezie, cioè quella è comunque una guerra di Davide contro Golia dal punto di vista militare, ed è anche per questo che dura da 2 anni. Poi, sempre per rimanere nel tema, diciamo, della distorsione mediatica che c'è sulla vicenda, prima parlando con Andrea mi diceva: noi abbiamo come UNICEF molta difficoltà a far parlare i media di quello che sta accadendo in Siria e anche della situazione dei bambini, che sono le vittime più innocenti, perché non si schiererebbero mai né con l'uno né con l'altro. Andrea. I bambini pagano un prezzo altissimo,
E se Amedeo, devo dire per me è un onore essere seduto qui accanto a loro, ha detto che si è cagato sotto, noi siamo incazzati neri. Perché credo che Olivier ieri sera mi ha fatto un regalo. Lanza alle 8 ha fatto arrivare un dispaccio di agenzia, non confermato, perché noi come sapete come Nazioni Unite non possiamo confermare il dato, che sono morti 8.000 bambini dall'inizio del conflitto. È un dato sconvolgente, è un dato che ci ha dato l'ONDUS, l'osservatorio siriano, che per noi comunque è una fonte attendibile, perché da un anno e mezzo a questa parte noi denunciamo, grazie all'osservatorio siriano per i diritti umani, torture, violenze, uccisioni ai danni dei bambini. Volevo fare anch'io un piccolo omaggio a Olivier, spero che Mimosa mi perdoni se cito il nostro dialogo a poche ore dalla morte che ho ritrovato su Twitter, se posso. E Mimosa mi scriveva: Andrea, un mio carissimo amico fotoreporter è stato ferito molto gravemente in Siria giovedì. Su alla foto UNICEF di un manifesto per i bambini. Io le rispondo: ho letto e condiviso questa lettera di cui parlavamo su Facebook, spero di partire presto per Zaatari. Zaatari è un campo profughi, forse il più grande. Pensate che nel giro di qualche mese è diventato la quinta città più grande della Giordania, ci sono oltre 200.000 persone, ci sono 1.300.000 rifugiati da questa guerra, persone che scappano, la metà sono bambini e sono in questi campi profughi. Zaatari è il più grande, la quinta città della Giordania è diventata. Io rispondevo: spero di partire per Zaatari, sono disperato. Mimosa, dicevo, nessuno ne parla di questo conflitto, comunque sono a disposizione per qualsiasi iniziativa. Mimosa mi risponde: mi ha scritto mercoledì sera una lettera reportaggio che ho diffuso su Facebook, è gravissimo, in Turchia non trasportabile altrove. E io naturalmente cercavo di risponderle il più possibile, poi lei mi ha risposto: sono disposta a partire con te. Olivier ha scattato foto di queste famiglie nelle grotte di cui parla nella lettera, guardate, non solo nelle grotte, vivono in situazioni di fortuna, Amedeo, in buche, scavano. E ci mettono una coperta sopra, esatto. Bambini, donne, e vivono lì nell'inverno. Sono addirittura sotto gli alberi, con il gelo, no, ma le dico di più, ci sono appartamenti dove in due stanze vivono 70 persone, la gran parte bambine, con due bagni. Queste sono cose che ci sono arrivate all'UNICEF da poco. Finisco di leggere perché ci tenevo a Mimosa a fare questo piccolo regalo, insomma, io le ho scritto in conclusione proprio per venire alla domanda di Emilio: mi dispiace Mimosa da morire, pensa che ieri ho scritto un editoriale sulla Siria, ma nessun quotidiano lo ha voluto. Bah, rispondo io. E lei: lo so, non lo dire a me. Chi decide è fissato sull'ombelico come se l'Italia fosse un'isola senza ponti con il resto del mondo. E poi, credo 4 ore dopo, ho scritto un tweet che ero chiaramente vicino a Mimosa per quello che era accaduto. Volevo dedicarti questa piccola frase perché proprio in quei giorni, poi, anzi un anno fa, avevo denunciato a squarciagola ai media italiani, o perlomeno tentavo, di dire che moriva di media un bambino al giorno e il conflitto siriano era già iniziato da un anno. Oggi è passato un anno e ne muoiono 10 di bambini al giorno. Quindi la situazione è davvero incredibile e il dato è questo. E tant'è vero che Lanza, ve lo leggo testualmente perché io un'occasione del genere non l'ho mai avuta di parlare pubblicamente, solo chi mi segue su Twitter e su Facebook e qualche giornale che qualche volta mi ha fatto la grazia di pubblicare i nostri appelli disperati, che sono per proteggere tutti i bambini, tutti, perché non hanno colore in Siria questi bambini. E, questi bambini, scrive l'ONDUS, molti minori hanno perso la vita dopo essere stati colpiti da colpi di arma da fuoco sparati da cecchini, altri ancora sotto tortura, altri ancora non sono stati risparmiati da violenti metodi di tortura, senza differenze tra condannati adulti o minori. E poi riportano quello che dicono questi bambini sotto tortura. Faccio un po' di fatica a leggere perché questi bambini dicono: vogliamo la nostra mamma, liberateci. Ecco, queste sono cose che non vorremmo mai sentire, sono cose incredibili. Io mi sono portato qui una valanga di materiale, voi non avete idea delle cose che potrei raccontarvi che ci arrivano quotidianamente dal campo. Mi sono preparato addirittura i pizzini della pace, li ho chiamati, perché li volevo tirare qui sul tavolo oggi. Ci sono 6 milioni di persone colpite da questo conflitto, ci sono 3,1 milioni di bambini colpiti, 1 milione e 300 di profughi, ve l'ho detto, 645.000 sono bambini. Noi abbiamo vaccinati 1 milione e 300 contro il morbillo, contro la polio, perché sono malattie diffusissime,
in questo, e stiamo cercando di fornire l'acqua perché l'acqua ormai scarseggia, addirittura noi entro giugno volevamo cercare di arrivare a fornirne altra, ma purtroppo il problema è che quando le luci sono spente noi dobbiamo parlare ai cittadini di come poter donare, come aiutarci, e il messaggio non arriva. Pensate che la nostra raccolta fondi sulla Siria è stata, il direttore mi conferma, è stato pari a zero quasi nel periodo dell'estate scorsa, dove mio figlio, mentre faceva castelli di sabbia, io twittavo il numero dei morti, i miei collaboratori, le persone dell'UNICEF lo sanno, twittavo dicendo ci dobbiamo svegliare, ho disturbato tutti, ho scritto a Napolitano, e presidente intervenga perché la Siria è un disastro, gli avevo scritto 30 volte, alla fine mi è arrivata una lettera dal Quirinale evidentemente esausta, che mi diceva guarda il presidente ne ha parlato continuamente, siamo assolutamente consci, insomma, Terzi, il ministro Terzi addirittura ha donato una cifra all'UNICEF per aiutarci in Libano, ma non è bastato, oggi le cifre sono queste, e 2000 scuole distrutte su 220.000 che sono nel paese, evidenze di bambini soldato, l'avete viste tutte le fotografie di quel bambino, ma questo diciamo fa parte, immagino voi lo sappiate, di guerra, ma è un bambino che odia il bambino soldato, ce ne sono 250.000 nel mondo, in Siria immagino ormai sarà una pratica diffusissima, violenze sessuali perpetrate continuamente ai danni dei bambini quando vengono perquisite le case, bambini e bambine, bambini e bambine, ci sono evidenze nei nostri rapporti di questo, torture. I morti che passano da 500, noi nel febbraio del 2011, abbiamo denunciato 500 morti, lo ha fatto il portavoce dell'UNICEF internazionale Marixi Mercado, oggi addirittura scopriamo che questa cifra si è quintuplicata e noi poi siamo inermi, urliamo, non riusciamo a fermare questa spirale. E lo diceva giustamente prima quando ci siamo parlati Amedeo, è difficile per noi stare dentro la Siria perché il governo, se sono dei protocolli internazionali, se non ci dà l'autorizzazione a intervenire, eppure noi abbiamo 65 persone, ci sono squadre mobili che girano sul territorio, ma la situazione è difficile, ci sono oltre 700 giorni di guerra e 8.000 bambini uccisi, era l'ultimo pizzino che mi era rimasto. Nel mondo ci sono 388 conflitti, ok? Che colpiscono 1 miliardo di bambini e 300 milioni hanno meno di 5 anni. Pensate che soltanto tra il 90 e il 2000 abbiamo avuto qualcosa come 2 milioni di bambini colpiti dai conflitti e 6 milioni resi disabili. Ci sono conflitti però che quando arrivano ne parlano tutti e finiscono in breve e conflitti che non finiscono e questo è un dubbio atroce che noi ci portiamo appresso. E allora vi lascio con questa piccola riflessione. Evidentemente non c'è bastato svegliarci dopo il Kosovo, anni dopo, e accorgerci che erano morte 200.000 persone. Quando il mondo accenderà i riflettori su questo e ci sarà la pace, perché arriverà la pace, in quel momento inizieranno le gare di solidarietà. Bene, sarà troppo tardi. Grazie. Allora, noi abbiamo un po' lanciato, diciamo così, degli spunti, no? Però che ce la raccontiamo tra noi quattro, insomma, serve a poco. Visto anche la bellissima partecipazione, ci piacerebbe anche domande da parte vostra, curiosità, insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta. Prego, non so se c'è un microfono in sala che può... Se no potete venire anche... Urla, urla! Ok. Dovevamo quindi rappresentare la Siria e il nostro maggior impegno era lo staying character, quindi cercare di rappresentare nella migliore maniera possibile il governo di Assad. Quando abbiamo avuto l'opportunità di incontrare un ambasciatore, un delegato permanente siriano,
La cosa che ci ha detto immediatamente di fronte alle nostre incalzanti domande, soprattutto riguardo a violazioni dei diritti umani continue e quindi rispetto alle informazioni che avevamo da qua, dall'Italia, riguardava il fatto che c'era appunto quasi un complotto mediatico, no? Rispetto a quello che stava accadendo in Siria, quindi c'erano questi media occidentali che in realtà non facevano altro che parlare della situazione siriana per screditare il governo di Assad, che in realtà era semplicemente, appunto, che tentava semplicemente di reprimere con i mezzi che loro ritenevano legittimi una rivolta di ribelli che invece era, diciamo, veniva considerata quasi una fazione minoritaria che quindi aveva imbracciato le armi terroristicamente e che in realtà non era sostenuta assolutamente dalla popolazione, che l'idea generale che avevamo in Occidente era sbagliata, era quella tipica dell'imperialismo occidentale che non riesce a capire in realtà le fratture che ci sono in una società diversa dalla nostra. Quindi rispetto a quello che pensavamo noi, io volevo sapere da voi che siete stati là e che avete visto quello che succede, qual è la percezione della popolazione invece, che cosa vuole adesso? Che l'Occidente intervenga, che faccia qualcosa, che pongano fine a questo conflitto, oppure è meglio invece che effettivamente rimaniamo nel nostro, che quindi li lasciamo continuare la loro guerra, che probabilmente non ci appartiene, e quindi è una guerra di liberazione, è una guerra... Che cos'è? Come la vede la popolazione? Come è vissuta dall'interno questo conflitto? Questo, grazie. Ti posso replicare con un'altra domanda, ma secondo te Hitler ha mai ammesso che c'è stato il genocidio degli ebrei? No, infatti non volevo assolutamente dire che... Il fatto che il delegato siriano all'ONU ti risponda così a me fa solo ridere. Nel senso, anche a noi, nel senso, appunto, infatti dicevo rispetto alle nostre domande, perché chiaramente noi ovviamente eravamo là che dicevamo, nel senso, ci vuoi far credere, capito? Assad, che pure è un oculista se non sbaglio, ci vede male, nel senso che all'inizio ha negato che ci fosse la popolazione in rivolta, nel senso che ha parlato di gruppi terroristici venuti dall'esterno. Tuttora non parla di rivolta di popolo, dice che ci sono dei gruppi di terroristi venuti dall'esterno, che però mi pare un po' ridicolo che dopo due anni... Innanzitutto mi sembra ridicolo che questi gruppi terroristici potessero mobilitare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, perché io lavoro con le immagini, le immagini delle manifestazioni di massa ad Daraa, come a Damasco, come a Homs, come a Hama o piuttosto che ad Aleppo, parlano da sole, non c'è bisogno di... Io non perdo neanche tempo ad ascoltare, a leggere i comunicati stampa che fa il regime. Il regime fa il suo mestiere di regime, però nulla toglie al fatto che sia un regime. Cioè, non è la prima volta... cioè, Assad ha sempre negato di aver occupato il Libano quando sono stati in Libano 25 anni, quindi... Cioè, io a un bugiardo non do credito. La popolazione, lo dicevamo prima, la popolazione non è che come vede, cioè non c'è da vedere, le bombe si sentono, cioè gli ribelli non hanno aerei, cioè uno può dire che ha tutte le armi che gli pare, perfetto, gli aerei di certo non li hanno, gli elicotteri, a parte qualcuno catturato negli ultimi tempi, non hanno elicotteri, a bombardare la Siria è solo il regime. Quando la gente si vede le bombe cascare sulla testa, cosa vuoi che pensi? Cioè, lui peraltro ha dichiarato a chiare lettere che o Assad o distruggo il paese. A dimostrare, cioè, io sono stato protagonista di uno scontro a fuoco all'interno della grande moschea degli Omayya di ad Aleppo, che è un patrimonio dell'umanità. È una delle moschee più belle che ci siano al mondo. I soldati di Assad l'avevano trasformata in un orinatoio, bruciando la tomba di Zaccaria, che peraltro è il padre di San Giovanni Battista, quindi una reliquia cara anche ai cristiani, bruciando i Corani di 700 anni fa, imbrattando i muri, cioè pure dovrebbero essere
musulmani anche loro, e l'hanno distrutta. Un dittatore in grado di distruggere il patrimonio archeologico, storico e culturale del proprio paese non può che dire, che raccontare bugie. Ma noi facciamo i giornalisti, non facciamo i politici. Il nostro dovere è quello di testimoniare. Però a livello di copertura mediatica, prima nel briefing che abbiamo fatto a pranzo, Andrea, mi dicevi una cosa molto significativa. Dovendo io, a differenza di chi racconta e testimonia quello che accade, invece raccontarlo agli italiani, perché il portavoce di un'organizzazione internazionale deve fare di tutto per proteggere i bambini di qualsiasi fazione siano, io quando dicevo l'estate scorsa ai media un bambino su due muore ogni giorno e tutto, dunque un grande quotidiano nazionale di cui non faccio il nome, il giorno dopo titola, perché ci sono state stragi continuamente, stragi di bambini ad Aleppo. Copertina e quindi pagina iniziale con richiamo dentro. Leggo l'articolo, non c'era una riga sui bambini. Vi ricordate? Una riga. Si parlava di Aleppo, dei tafferugli, della guerra, non si raccontava la battaglia, non si parlava dei bambini trucidati. E vi faccio un'altra piccola cosa e poi chiudo. Ad agosto, mese difficile perché ci sono le ferie, io continuavo, come vi dicevo, con la paletta e il secchiello con mio figlio vicino a occuparmi di Siria. Il gatto disidratato sul TG, sì, io che chiamavo per parlare della strage ultima che c'era stata, di questo dato che avevo tra le mani, di cui, perché se non ne parlano io non posso raccogliere, non posso trasferire fondi, non posso fare niente. Il gatto disidratato sì, Belen incinta sì, e io non ci sto, è questo il problema, perché la differenza tra il gatto... E adesso, con tutto il rispetto, cioè, gli animali, io non voglio assolutamente, no, perché poi sembra che uno, gli animali, però, siccome parliamo di una guerra a due passi da noi che fa questi morti, ecco, io era uscito tempo fa anche un rapporto che diceva che c'era una sproporzione smisurata nel mese di agosto tra come i telegiornali, i media parlano del delitto di Sara Scazzi e di come parlano delle emergenze nel mondo, ecco, più o meno. Solo una precisazione, prego, perché io sono invece molto ottimista. Io sono ottimista. Però non è che non c'è stata copertura, no, devo... no, a però settembre... io dico una cosa. Io sono cresciuto giornalisticamente negli anni 70, quando c'erano le famose guerre dimenticate, no? C'erano guerre in Africa, io ho vissuto in Africa per diversi anni, di guerre africane, tipo in Congo, non parlava nessuno. Io penso che adesso, grazie alla rete, siamo in un'era di sovrabbondanza di informazioni. Guardate che da questo punto di vista non possiamo lamentarci, anzi, la rete è una forza pazzesca. C'è una rivolta, quella dei monaci birmani del 2008, di cui nessuno di noi avrebbe mai saputo nulla, perché la Birmania è uno dei paesi... non isolato, impermeabile, non esce e non entra nulla che il regime non voglia. Grazie alle foto e ai video che gli stessi monaci birmani in rivolta postavano, quella rivolta è finita in prima pagina. Delle primavere arabe probabilmente non avrebbe parlato nessuno nel modo in cui se ne è parlato, poi è ovvio che si parla di più della Tunisia e della Libia, che sono più vicine a noi rispetto alla Siria, però la rete è in grado di imporre l'agenda ai media mainstream, è una occasione pazzesca, cioè prima era il nostro capo, cioè prima eravamo noi a decidere quello che voi avreste letto, adesso siete voi a decidere quello di cui noi dobbiamo occuparci. Può darsi che non ci sia un rapporto così diretto, nel senso che voi chiedete 100 pagine sulla Siria e ne arrivano 10, però
il meccanismo, teniamolo presente, c'è una forza pazzesca, i network sociali come la rete in genere sono una sorta di pungiglione terribile che rovina anche la costruzione che i mass media farebbero. Loro parlerebbero di Belen tutti i giorni, cioè, invece sono costretti comunque a parlare di Siria, non abbastanza secondo noi, però io resto ottimista. Sì, sono d'accordo. Io tant'è vero che con un tweet ho svegliato il ministro Terzi, quindi per carità. Dopodiché giorni fa ho notato che moltissimi giovani, persone, amici mi hanno cominciato a parlare di Siria, persone che non sapevano neanche quello che succedeva dopo il servizio sulle delle Iene. Questo dà la misura di come per far arrivare un messaggio c'è bisogno di parlare. Cioè, io ero disperato d'estate, Amedeo, perché nel pieno di questi dati provavo a parlare con le redazioni, però sono d'accordo, figuriamoci, io ho fatto 10.000 tweet sulla Siria, certificati, ci sono i miei colleghi. Io sono notoriamente, sempre pubblicamente, da sempre molto critica con lo stato dell'informazione italiana, però vi devo dire una cosa sulla Siria. Io vado spesso in Francia, poi con la morte di Olivier sono stata ultimamente molto spesso per i funerali, perché è stata organizzata una mostra delle sue foto a Parigi. Vi devo dire che la Francia, che ha avuto già 4 giornalisti uccisi, altri feriti, e che è sempre molto più sensibile da un punto di vista informativo su questi temi, eppure anche i giornalisti francesi hanno difficoltà a parlare di questo conflitto, hanno difficoltà a trovare spazi. Certo, io ho detto, ma come, c'è stato un bellissimo, lo scriveva pure Olivier, c'è stato un bellissimo reportage di Arte, che tra l'altro è finito pure a riprendere la trincea dove è morto Olivier. Però giustamente mi dicono, sì, ma è Arte, cioè una rete a pagamento, è una cosa a parte, quindi non è solo l'Italia, c'è un problema di sensibilizzazione, di, come dire, di argomenti che interessano di più. Questo io però direi anche di richiesta dal basso, cioè, allora, se noi chiediamo un'informazione diversa ai giornali, magari ti pubblicano il servizio sui gatti disidratati, mandi una bella mail al TG3 e dici, scusate, ma queste cose che sono? No. C'è l'effetto saturazione. Esatto, questo, anche questo, cioè, volevo dire. Quelli che fra voi sono meno giovani ricorderanno che ai tempi della guerra in Bosnia, che era lì a due passi da casa nostra e che è stata coperta egregiamente dai media nel primo periodo con un tributo di sangue non indifferente, quasi pari a quello della Siria, a un certo punto la gente si era rotta le palle di guardare le immagini delle stragi in Bosnia mentre si mangiava gli spaghetti la sera a casa, e improvvisamente si è cambiato pagina. Io ricorderò sempre un episodio che a me è capitato nel 2001 in Afghanistan, quando c'era anche Mimosa. A me la vigilia di Natale il mio capo redattore, di cui non faccio il nome per pietas non cristiana, mi chiese un servizio sugli alberi di Natale a Kabul. Io esterrefatto risposi che non c'erano abeti a Kabul, che è una città che non ha, e lui però mi disse, sì, ma non possiamo tutti i giorni parlare della guerra, perché la guerra scoccia. Un mio collega riuscì a trovare un albero di Natale identico a quelli che avevamo noi nel cortile dell'ambasciata svizzera, ma con le lucine anche. Riuscì a fare 8 inquadrature di quell'albero, che bisogna essere dei geni per farne 8. Quindi dal servizio sembrava che tutta Kabul fosse piena di alberi. A me mi hanno detto, rientra che non sei capace. E lui ovviamente è stato... C'è una domanda qui che... Scusate, io volevo ringraziarvi per questo dibattito bellissimo, soprattutto per l'umanità con cui parlate di questi temi, che purtroppo, ecco, non è così, cioè non siamo così soliti sentire queste cose, purtroppo.
Ma la mia domanda è semplicissima, cioè appunto perché non se ne parla? Io non penso che sia solo la popolazione, magari cioè, noi siamo stufi di sentir parlare di guerre. Se noi non chiediamo di guerre, ma non mi sembra perché questa sala lo dimostra, qual è secondo voi, soprattutto secondo i giornalisti, il motivo internazionale, direi, per cui non si vuole parlare di Siria e invece si continua magari a parlare di altre guerre, fortunatamente, ma perché della Siria no? Ma guarda, è proprio solo una richiesta informativa, però, perché non se ne è parlato e anche in questo dibattito non si è arrivato a questo punto. Allora, sì, no, ma ti do qualche mi chiedo dato. Solo qual è il motivo geopolitico, qual è il motivo? Ti do due dati. Perché poi, cioè sì è vero, qui c'è un sacco di gente, però il mio ultimo reportage da Aleppo, di cui devo grazie al mio direttore che me l'ha fatto fare, l'abbiamo mandato in onda, ha fatto il 3% di share. A che ora l'avete mandato in onda però? Alle 10.40, ecco, non era, sì, le 10.40 non è le 3 di notte però, ha fatto il 3% di share. Le trasmissioni, quelle di Vespa con i plastici di Cogne piuttosto che con Sara Scazzi, di cui tutti ridiamo, quelle fanno il 30% di share. E le Iene va a mezzanotte e mezza sulla Siria. Quindi comunque c'è cioè il pubblico accorda le proprie preferenze a stronzate e non a cose serie. E i giornali lo sanno. I giornali per vendere si adeguano ai gusti del pubblico. Poi tu hai ragione. Ma infatti io credo che ci sia questo. Siamo in un'epoca di passaggio. E c'è ora più che mai, forse siamo all'inizio o forse siamo in pieno come dire, divisione generazionale del pubblico. Il pubblico televisivo della TV generalista, che è in crisi, è tendenzialmente un pubblico anziano e anche di cultura medio-bassa. Allora, tutte le televisioni che devono tener conto dell'ascolto, questo grande dittatore che oramai controlla anche l'informazione, non solo il programma di varietà, piuttosto che, ma anche il telegiornale viene valutato con gli ascolti minuto per minuto, che secondo me è un'aberrazione, ma così avviene. Ebbene, se le televisioni devono fare ascolto per guadagnare o sopravvivere, o mantenere il baraccone o quello che è, e beh, tengono conto di questo, cioè devono dare in pasto al loro pubblico quello che il pubblico evidentemente ama di più. Non si sa ancora fino a quando, tant'è vero che si sta erodendo sempre di più questo ascolto, no? Cala. Gli altri cosa fanno? Ebbene, è evidente che gli altri, e cioè i giovani, o quel pubblico con una cultura un po' più medio-alta, usa internet, usa altri mezzi. Oramai, è certo, questo è, guarda, c'è un grande, io tra l'altro qui a Perugia, ma 2 anni fa sono venuta a fare un grande dibattito bellissimo con i colleghi della Associated Press, della Reuters, su la figura dell'inviato. Allora, adesso che c'è internet, adesso che la figura del citizen journalist è diventata sempre più importante, ma guardate, la Siria, sono loro che ci mandano la documentazione su quello che avviene, che significa che la figura dell'inviato è destinata a scomparire? Allora, secondo me e secondo anche altri colleghi, no. Proprio perché l'inviato ha una funzione anche di mediazione, vorremmo dire anche quasi di mediazione culturale, poi è un testimone che ha un distacco da quello che avviene, anche professionale, e quindi saprà raccontare una serie di cose, ma adesso non voglio aprire il dibattito su questo, però è chiaro, il problema è internet, che è un immenso serbatoio. Uno deve sapere anche andare a cercare le cose, perché dentro ci sta tutto. A proposito del regime, la domanda di prima. Io in uno dei miei viaggi in Siria, prima del conflitto,
Per esempio, uno di questi viaggi fui proprio invitata dal governo siriano, perché tra l'altro era un periodo in cui non davano assolutamente visti, quindi nessuno poteva entrare nel paese. Invece mi invitarono con un piccolo, eravamo tre colleghe, e quindi facciamo il giro di tutti i ministri. Io mi ricordo il ministro della cultura, in cui io poi mi imbarcai in un discorso sulla censura. Uno diceva, però gliela fai la domanda, che non gliela fai la domanda? No, sulla censura, cercando di metterlo un po' anche alle strette. E nei regimi è così. Lui mi rispose sorridendo, dicendo, ma noi non censuriamo assolutamente nulla, per esempio traduciamo i libri occidentali. In Siria è stato tradotto Harry Potter, questa è la dimostrazione che qui non c'è nessun tipo di censura. Ora, cosa vuoi? Hai voglia di controbattere? Ti controbattono queste cose, quindi è inutile andarci a ragionare, no? Questo è il regime. Ma quello che volevo dire è che, torniamo alla domanda, perché non si parla della Siria? Perché secondo me ci sono anche diversi livelli. Cioè, cosa dice? I siriani cosa chiedono? I siriani cercano di avere salva la vita. Per esempio, se andate su internet, su YouTube, tempo fa ho trovato un filmato straordinario in cui non vedi uno schizzo di sangue, perché ci sono delle immagini orrende, ma uno può cogliere l'atrocità di una guerra, l'atrocità della vita quotidiana, anche da immagini in cui non vedi assolutamente una goccia di sangue. C'era una telecamera fissa, da una finestra probabilmente, su una strada, che è l'unico, una piccola strada oramai completamente squassata, sconquassata, ma con un gran traffico, un gran via vai di persone a piedi, gente che tira la carriola, il carretto, che va a Aleppo, dall'ospedale a non mi ricordo quale altro posto fondamentale. Sono forse 500 metri, ma lì quello che riprendeva la telecamera erano in fondo 150 metri col grand'angolo. Ebbene, quelle persone, è una folla che la percorre nei due sensi, corrono. Corrono perché ci sono i cecchini da una parte e dall'altra che sparano. E vedi le mamme con i bambini e quello con la carriola che corrono, corrono, corrono tutti. E senti il sibilo delle pallotte. Zum, 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 zum. In quel filmato non vedi mai nessuno colpito, eppure è una cosa che gela il sangue. Gela il sangue perché quella è la vita quotidiana. Quelle persone non possono fare altro che passare da lì, forse più volte al giorno, rischiando di essere presi da una pallottola, ma lo devono fare, non possono fare altrimenti. Questa è la vita quotidiana. Allora, internet, come dicevo, è un grande serbatoio dove trovi tutto. Per esempio, il regime, sapendo questo, dopo le primavere arabe che sono state anche organizzate, si sono così diffuse grazie ai social network, ha messo in piedi un team, una squadra speciale, che si occupa unicamente non solo della propaganda su internet, ma anche di contrastare e di intercettare tutti coloro che con internet diffondono informazione. Se voi pensate che alla morte di Olivier Voisin, su una serie di siti, che tra l'altro sono siti anche francesi, inglesi, americani, quindi tradotti in tutte le lingue, a diffusione mondiale, è stato dipinto come un agente della CIA, assoldato da Al-Qaeda, per questo lui si trovava lì, perché infatti stava con un gruppo combattente perché era un agente dei servizi segreti. E non è che... se voi digitate il suo nome su Google vi escono fuori anche queste cose, tra l'altro in siti fatti benissimo, dall'apparenza molto seri, siti che parlano di geopolitica, no, con gli articoli pubblicati. Ecco, questo purtroppo è internet, ma per questo io dico che poi l'inviato serve sempre, la mediazione professionale del giornalista che in qualche modo sa cogliere dove c'è la truffa, dove c'è l'inganno. Però ecco, perché non si parla di Siria? Perché ci sono anche tanti livelli. Pensate che l'Italia ha ospitato poco tempo fa, erano i primi di marzo, io aspettavo proprio di sapere quando rientrava il corpo di Olivier per andare al funerale, la conferenza sulla Siria, la conferenza degli amici della Siria.
È una cosa che è durata un giorno, dopodiché è scomparsa la notizia. È scomparsa la notizia. Allora, ci sono dei problemi. Allora, questa il fronte dell'opposizione, che adesso ha eletto un suo primo ministro, diciamo, però è vero che non è visibile. Non c'è un vero e proprio governo in esilio visibile con dei personaggi conosciuti, perché finora anche loro tra di loro in qualche modo si facevano la guerra politica, ma se la facevano. Quindi c'è questo livello, difficile parlarne, difficile documentare la vita quotidiana noi come testimoni, perché non ci si può andare, non ci si può certamente più andare. Questo è il silenzio sulla Siria, però chi è veramente interessato può trovare tutto molto facilmente. Allora, le ultime due domande perché poi ci cacciano, direi di farle insieme. Allora, tu? Buonasera, mi chiamo Chiara Scolastica Mosciatti, ho una domanda per Iacomini. Esco un po' dal focus dell'argomento in sé, sono tornata da Atene da pochi giorni, ho fatto un'indagine su diversi punti e negli ultimi giorni sono stata nel quartiere di Alexander Street, dove c'è il quartiere storico dei rifugiati del Medio Oriente. Sono riuscita a entrare dentro agli appartamenti, ci sono un sacco di minorenni che vengono dal Medio Oriente. Allora, ora sono in Grecia e quindi sono in qualche modo già fortunati e sopravvissuti. E io sono tornata dalla Grecia e siamo anche riusciti a mantenerci in contatto su Facebook. Ma dove li mando? C'è un presidio dell'UNICEF ad Atene? Perché io non so cosa dirgli a sti ragazzi. Cioè, loro mi chiedono, son tutti minorenni, ce ne sono due o tre che mi continuano a scrivere. Dove li mando? Perché... Cioè, in Exarcheia c'è un centro di immigrazione, ma sono minorenni, insomma, dove li mando? Rispondo subito. Sì. Aspetta, c'eri tu, vai. Ah, ecco, ok, pardon. Paola Faracca, Radiofonica. La mia domanda è sulla vostra percezione. A chi fa comodo il mantenimento dello status quo in Siria? Ok, l'ultima domanda, quella la ragazza lì. Poi purtroppo non dipende da noi. Dobbiamo chiudere. La mia non è una domanda, la mia è una provocazione. Ciò che non viene raccontato non esiste, quindi non parlare di Siria è umiltà pura. In Siria ci sono stati più di 100.000 morti e il fatto che non se ne parli, che io come siriana continuo a incontrare gente che mi dice ma perché, cosa succede in Siria? È perché quando fuori... Come è accaduto in Bosnia, verrà fuori questa notizia, qualcuno dirà io non lo sapevo, eppure oggi c'è internet, è impossibile non saperlo. C'è questa omertà a cui viene costretta la gente, perché la gente non vede, quindi non sa e non possiamo colpevolizzarla di questo. E un'altra cosa importante riguardo alla censura che il regime continua a praticare sulle notizie, insomma, dalla Siria. Noi 2 anni fa abbiamo scoperto che anche un'azienda italiana forniva al regime di Assad delle strumentazioni per intercettare tutte le comunicazioni telefoniche e anche quelle tramite internet. Quindi Assad è un pazzo scatenato, un assassino, però Assad non è da solo. C'è una macchina della guerra che continua ad ammazzare in Siria e la gente se ne frega altamente. Io sono una di quella che strilla, tra virgolette, su internet, perché io sono italo-siriana, quindi ricevo notizie tutte le sere, insomma, in arabo cerco di tradurle, ho un blog, le postiamo dappertutto, nessuno ci considera. Ho scritto un articolo domenica, sono morte 566 persone e chi se ne frega. E infatti, chi se ne frega, un po' provocatorio, un pochettino ha fatto rumore, se no cadeva anche quello nella dimenticatoia. Guarda, io molto banalmente ti dico che quando hanno rapito Amedeo, con alcuni colleghi abbiamo il giornale Diritto di Critica, ci scrive sopra un ricercatore della Cattolica di Milano, lui collabora con la cattedra di islamistica. Gli ho detto fammi un focus su chi sono questi di Jabhat al-Nusra. Se lo metti a paragone con un pezzo su Beppe Grillo, farà un centinaio di visite, Beppe Grillo 10.000? Quindi bisogna anche cambiare proprio la mentalità dei lettori, perché tira più un vaffanculo che non chi è Jabhat al-Nusra, che stanno facendo la guerra in Siria, ci sono anche questi.
Adesso do la parola Andrea. Rispondo puntualmente, spero. Ad Atene c'è un comitato UNICEF locale, però credo che l'aiuto più grande lo può ricevere dall'Agenzia dei Rifugiati, l'UNHCR, che ha sede in Italia e che ha la giurisdizione sul sud del Mediterraneo, quindi magari eventualmente le do tutti i riferimenti e può contattare loro, perché si tratta di minori rifugiati e quindi naturalmente borderline con la nostra attività. Assolutamente abbiamo tutte le do tutte le informazioni necessarie, assolutamente su con chi parlare, assolutamente. A chi fa comodo lo status quo. Abbiamo finito, soltanto il silenzio e l'indifferenza sono crimini di guerra al pari di quelli che accadono in questi giorni. Volevo solo la tua domanda, e forse anche Amedeo vuole dire qualcosa. Tu hai detto a chi fa comodo lo status quo. Allora, intanto non c'è uno status quo in Siria. Di fatto, appunto, non c'è, perché c'è una guerra e quindi comunque ci sono le persone che muoiono, è un massacro, è un paese intero che viene distrutto. Appunto, la moschea di Aleppo è andata interamente distrutta, lo sappiamo in questi giorni, per dire anche i monumenti. No, lo status quo, il problema è che gli equilibri internazionali, ecco, la conferenza Gli Amici sulla Siria, che cosa hanno deciso? Gli Stati Uniti hanno detto l'opposizione siriana vuole armi? No, allora noi intanto gli diamo i soldi, poi loro con questi soldi ci facciano quello che vogliono. Cosa significa? Significa prendere tempo per tentare di parlare con chi? Con la Russia. Con chi mette il veto a qualunque risoluzione dell'ONU, a qualsiasi comunque intervento, a qualsiasi pensiero o visione della cosa. Diciamo, no? Che la Siria non è la Libia. Allora, la Siria non è la Libia, e quindi si prende tempo per vedere se si riesce con la Russia ad arrivare a qualche accordo. Quando? 6 mesi? 1 anno? Nel frattempo può succedere tante altre crisi nel mondo. Quindi c'è anche una impotenza e una cecità da parte, diciamo, della comunità internazionale, che non si rende conto comunque che non è uno status quo. Ma non dimenticarti che, cioè, adesso quelli che seguono gli avvenimenti siriani ovviamente lo sanno, ma i russi hanno a Tartus una base militare che è l'unica base che hanno i russi nel Mediterraneo, è una base a cui i russi non possono rinunciare, ci sono 2000 cittadini russi a Tartus, c'è un armamento pazzesco, e quindi i russi non molleranno mai Assad, o comunque non lo molleranno con la stessa facilità con cui ad esempio hanno mollato Gheddafi, lo sostenevano all'inizio, dopo un paio di mesi l'hanno mollato. Le potenze occidentali hanno ovviamente la coda di paglia sulla questione siriana, gli stati occidentali, Francia e Gran Bretagna innanzitutto, che in Libia furono non veloci, velocissimi nel sostenere i ribelli, forzando la situazione internazionale, procurandosi un lasciapassare ONU abbastanza ambiguo, non hanno alcuna voglia di fare quello che hanno fatto in Libia, perché poi in Libia è finita male, le armi che loro hanno dato sono finite in mano ai gruppi integralisti, la situazione libica ha destabilizzato l'intera area fino ad arrivare alla situazione che abbiamo oggi in male, per cui l'Occidente è paralizzato dalla paura e preferisce girare gli occhi dall'altra parte. Gli Stati Uniti non hanno alcuna voglia di intervenire in Siria, perché comunque uno scontro con la Russia non se lo possono permettere, l'ONU è paralizzato dai veti, da qui arrivi alla situazione che ponevi tu. C'era un signore che stava dicendo una cosa. Scusate, ma posso anche fare a meno, insomma, ma io sono siriano, e credo che tra me e Amadeo c'è delle amicizie anche in comune, e conosco benissimo la mia situazione. Io sono uno di quelli, umbri, praticamente da 35 anni che non può mettere piede in Siria, grazie al regime di Assad.
Bene, la rivoluzione è iniziata a marzo e per raccontare e rispondere uno per uno la storia dei bambini, sappiamo chi è Amadeo, sa chi è Hamza al-Khatib, che oltre che ha 12-13 anni, ragazzi, ha 13 anni, lui e la sua sorella Aga, no? I soldati li presero, li torturarono con la scusa che Hamza è andato a violentare le donne dei soldati. La signora mi conosce perché lavora con l'UNICEF. E che succede? Oltre che lo torturarono, gli fracassarono la testa, le braccia, le gambe e l'hanno avverato. Un bambino di 13 anni. La sua sorella altrettanto ha subito lo stesso trattamento. Ora, io mi chiedo, e da quando è iniziata la rivoluzione in Siria, perché la chiamo rivoluzione con tutto il cuore, no? Io vado a supplicarmi alle persone per farmi intervistare. Io sono andato in Siria e vado in Siria e sono tornato anche 20 giorni fa dalla Siria e adesso io con questo signore vado in Siria e porto gli aiuti e sfido chiunque in questa regione a dirmi che mi ha dato una lira. Lo paghiamo di tasca nostra. Andiamo a comprare l'ambulanza, andiamo a comprare i medicinali, andiamo a comprare e poi che facciamo? Rischiamo, e lui lo sa perfettamente come facciamo a rischiare. Entriamo. Sono stato sotto bombardamento. Parecchie volte sono stato. Quindi l'ipocrisia del giornalismo fasullo qui in Italia io non l'ho mai vista, da nessuna parte. Al valico di Bab Achilles, lo sa lui, che nel mese d'agosto, quando sono entrato io, ricordatevi una cosa, che la Siria, un paese musulmano, a trovare io, la prima volta, dopo 35 anni, con tutto l'entusiasmo che voglio mettere piedi in Siria, trovo assiepati la bellezza di 5.000 persone per terra. Per terra! I bambini in quel campo, ragazzi, e ce l'ho le foto anche con me qui, morivano per disidratazione. Non ci avevano i pannolini vanno dati uno ad uno e deve firmare su una ricevuta che l'ho fotografata, ce l'ho. Torno a un anno, due anni prima della rivoluzione. Il giornalismo italiano, e grazie al Corriere della Sera, fa degli articoli che la Siria è il paese più laico che laico in questo schifoso mondo del Mediterraneo. Sulla 7 del Corriere della Sera la moglie di Bashar al-Assad deve emancipare il popolo siriano. Cioè, noi siamo delle schifose persone, ignoranti, che non sappiamo cos'è la vita. Ma una signora che arriva dall'Inghilterra, no? Comincia a maneggiare tutti i nostri miliardi, quella sì. Deve emanciparci. Io, e vi giuro, e ho la testimonianza, che vado a limosinarmi anche i pannolini qui in Umbria. Vado a chiedere la carità. Io lavoro tutto il giorno per risparmiare i miei soldi per portarli in Siria. Ma nessuno, sono andato anche nelle scuole a parlare della Siria, sensibilizzare in che modo il Coricom Umbro, quando ha organizzato per la Siria, il giorno dopo delle persone della regione gli vanno a dire: che cazzo ti interessa della Siria? Che cazzo ti frega della Siria? Qual è? Questo è il giornalismo? Questa è l'umanità nostra? E chiudo. Perché sennò ci cacciano. Allora, in America è successo quello che è successo. A me sta benissimo il discorso. Non solo, anzi, devono fare ancora di più, a mettere la foto di quel bambino, perché so cosa vuol dire questo. 3 giorni fa, a Jad al-Fadl, 600 persone sono state torturate, ammazzate, bruciate. Ma nessuno ha scritto niente di questo. Grazie. Il mese di marzo
se per questo chiudiamo con un dato che sappiamo tutti del mese di marzo, 6.000 morti di cui 300 bambini e 300 bambine solo nel mese di marzo. Allora mi chiedono di dirvi che dopo la conferenza che si terrà qui ci sarà una degustazione offerta dalla Camera di Commercio qui dietro. Grazie a tutti. Come è andata? Bene, sì. Quella è buona, ricicla. Queste portali su, queste usate, hai capito? Sì, dove ce le andiamo? Quell'altra lì? Sì. Quattro sono, giusto? Sì, vabbè, no, togliene una frizzante e la... Vai. Ma questo qui che ho fatto lo facciamo, il primo foglio. Vabbè. Questa è schifo masticata. No, questa è buona. No, mentira, sono qua. Questa vabbè la porto io di là dopo. La penna aveva detto di mettere. Ci stanno le penne? Sì, sì. Sì. Allora, questo, almeno tutti questo, e questa me la. Questo li vado a rimettere a posto? Sì. Guarda.